Mamma, ci sono le allodole. Tenente Galiziev. Tenente Galiziev. Che cosa c'è? Mi scusi, abbiamo fermato un tale. Il sottotenente ha dato ordine di condurlo da lei. Accendi il lume. Stava strisciando nell'acqua vicino alla riva. Non vuole spiegare perché era lì. Si rifiuta di rispondere alle domande. Dice che può parlare soltanto col comandante. Sembra stanco. Oppure finge di esserlo. Il sottotenente ha ordinato di portarlo da lei. Avanti, avvicinati alla stufa. Dimmi chi sei. Fatelo andar via. Va pure di sopra e aspetta i miei ordini. Puoi parlare adesso, da dove vieni? Mi chiamo Bondarev.
Comunichi allo Stato Maggiore, al 51, che mi trovo qui al suo reparto. Chi è il 51? E che Stato Maggiore? Di quale arma? Zona militare NC49550. Togliti quella roba bagnata e asciugati bene, presto. Prendi asciutto e pulito. Togliti anche i pantaloni, sei bagnato fradicio. Che cos'hai sulla schiena? Ti ho chiesto che cos'hai sulla schiena, rispondi. Questo non la riguarda. E poi non mi dia degli ordini. Il suo dovere è riferire allo Stato Maggiore che mi trovo qui. Solo loro potranno spiegarle. Taci. So io quello che devo fare. Non ti rendi conto dove ti trovi? Il tuo nome non mi dice niente. Resterai qui finché non ti decidi a dirmi chi sei e da dove vieni. Chiaro? Puoi rispondere adesso? Su, deciditi a rispondere. Se vuoi che riferisca che tu sei qui. Vengo dall'altra riva. Che cosa? E come hai fatto ad arrivare fin qui? Puoi provarmi che vieni dall'altra riva? Io non devo renderle conto di niente. Piuttosto è lei che dovrà spiegare perché continua a interrogarmi. Comunichi subito allo Stato Maggiore, al 51, che Bondariev è qui e basta. Loro sanno cosa devono fare. Va bene. Datemi il terzo. È il terzo? Compagno capitano, qui l'ottavo al rapporto. Lei conosce Bondariev? Chi? Bondariev. Vuole che si riferisca al Volga che lui si trova qui con me. Bondariev? Il maggiore del gruppo operativo? Ma no, no, non è un maggiore, è un ragazzino. Avrà un 12 anni. Vuole scherzare, tenente? Non ha niente di meglio da fare o ha bevuto? Capitano, veramente... Lui dice di venire dall'altra riva. Sì, ha attraversato il fiume su un tappeto volante. Come può credere un ragazzo che le racconta un mucchio di storie? Lo avverta che se continua a urlare e non riferisce subito al 51, gli farò passare un guaio. Ha chiuso. Mi hai chiesto di riferire sul tuo conto e io l'ho fatto. Adesso sono costretto a trattenerti sotto sorveglianza, va bene? Le avevo detto di riferire allo Stato Maggiore, al 51. Ma lei a chi ha telefonato? Al mio comando. Non posso certo rivolgermi allo Stato Maggiore dell'esercito. Ci proverò io, allora. Sta fermo. Chi vorresti chiamare? Chi conosci allo Stato Maggiore? Il capitano Colin. Il tenente colonnello Griasnov. Riferisca immediatamente al tenente colonnello Griasnov che mi trovo qui. O lo farò io stesso. Baikal, collegatemi col 51 del Volga. 51? Tenente Galizia fa rapporto, tenente colonnello. C'è con me Bondariev, che vorrebbe... Bondariev? È solo? Galizia, aspetta, ascoltami attentamente. Senti, niente domande e non una parola, hai capito? Colin! Manderò subito Colin a prenderlo. E intanto guarda di sistemarlo il meglio che puoi. Devi trattarlo con molta delicatezza. Tieni presente che è un ragazzo testardo. Ah sì, mettigli a disposizione il necessario per scrivere. Poi metti i suoi appunti in un plico e mandameli immediatamente qui. Capito? Sì, colonnello. Vuoi mangiare qualcosa? Sì, dopo. Scrivi pure che non guardo. Passatemi il 13. Vasiliev, portami subito un paio di secchi d'acqua calda e il catino grande, hai capito? Cosa?
Sì, mi voglio lavare. Lavarmi. Also lass dieses Gespräch, ich habe schon einmal gesagt. Also ich gehe jetzt runter zum Fluss, schau mal, was da los ist. Ja, ihr bleibt hier. Ja, dann mach ich das. Lavati, tra poco ritorno. Non ho fame. Com'è profondo. Vero, mamma? Sì, e quando il pozzo è molto profondo, ci si può vedere una stella, anche se splende la luce del sole. E quale stella? Una qualunque. La vedo, mamma, la vedo! Sì, sì, eccola là. Ma com'è possibile? Perché laggiù per lei è notte. Lei si mostra come di notte. Ma non è notte adesso. È giorno. Per noi sì, è giorno. Ma per la stella è notte. Mm.
Non è ancora arrivato, Colin? No, ma dormi pure. Appena arriva ti sveglio. Lei era qui mentre dormivo. Sì, perché? Ho parlato nel sonno. No? Perché? Così. È da un po' di tempo che qualche volta mi succede. Mi sento così nervoso. Ivan! Colin! Colin! A che è successo? Katasonic ti aspetta nel luogo stabilito a Dikovka e tu invece sei qui. A Dikovka ci sono i tedeschi, non ci si può avvicinare alla riva. Sai, sono arrivato fin qui a nuoto, a metà strada ero sfinito e allora ho pensato sei ci siamo. Sei arrivato a nuoto? Non t'arrabbiare. Sorvegliano tutta la riva. Pensi che sia facile trovare la nostra barca in quell'oscurità? Un colpo ed è finita. Colin. Come sei cresciuto. Sei tutto ossa. Faccia preparare la macchina qui fuori. E grazie. Va bene. Che la sentinella non faccia uscire nessuno. Aspetta. Tieni, vestiti. È tutto pronto? Sì. Dove va? A riempire il lume. No, non ci serve. Ormai stiamo per andar via. Alla tua salute. Colin. Katasonic mi sta ancora aspettando a Dikovka. Allora beviamo al suo ritorno. Tu tieni. Parla il 21. Qui il 51. Senti, Malyshov, so che state discutendo, ma sono loro che hanno ragione. Bisogna scegliere la variante di Fyodorovko. Compagno tenente colonnello, avevamo deciso di fare... Quante storie! Bisogna fare così! Posso entrare, colonnello? Entra pure. Cosa? Pronto, pronto! La situazione è cambiata. Ho informazioni esatte. Assolutamente. Di prima mano. Katasonic, hai preso l'acqua tutta la notte per niente. Siediti. Sì, Ivan è già arrivato. Non poteva raggiungere il luogo dove aveva l'appuntamento con te. La zona è infestata dai tedeschi. Rastrellano. E come è arrivato? A nuoto. Accidenti. Non ce la può fare neanche un campione, e lui invece? Va bene, va bene. Non ne parliamo più, Katasonic. Ivan, aspetta! Cos'è questa storia, compagno colonnello? Dice che mi mandano nelle retrovie, che per suo ordine devo andare alla scuola di guerra. È vero che ha deciso così? Mi ha ingannato. Perché, colonnello? Lo so che presto ci sarà l'avanzata, lo so, e io posso esserle molto utile. L'esplorazione del terreno ha un'importanza decisiva. L'ha detto lei che l'esplorazione è l'anima della resistenza. E ora invece, Non ci vado. E se mi manda per forza, fuggirò. Andrò con i partigiani. Ivan, tu andrai alla scuola militare Suvorov. Mi hai capito? Così ho deciso. E ora smettila di protestare. In ogni caso non potrai far nulla per cambiare la mia decisione. E io protesto lo stesso. Colin, Colin, diglielo tu. Cerca di farglielo capire. Vi sarò utile, lo sai che vi sarò utile. Mi creda, colonnello.
Catasonici, diglielo tu, non voglio andare in retrovia. Adesso basta, non voglio più sentir parlare di questa storia. Mettitelo bene in testa. E va bene. Andrò alla scuola militare Suvorov. Andrò anche all'asilo d'infanzia. Non me ne importa. Resteranno sempre dove erano, proprio davvero. Chi può mai sapere dove si sarà cacciato? Eppure l'avevo messo qui. Vai lontano? Sì, lontano. Così succede. Tutti devono andare lontano, già. Perché poi, chi lo sa perché, ragazzo, ho perso un chiodo. Puoi aiutarmi a cercarlo se non hai altro da fare? Vieni. I camini rimangono al loro posto. Il fuoco non può distruggerli. Ho trovato il chiodo. È dritto. Già, ma... La mamma dov'è? È viva? Ah. La mia vecchia invece l'ha uccisa un tedesco. Dove è andato a finire? Era qui un momento fa. Era alto, grande. Con gli occhiali. Hai i capelli lunghi. E tu come ti chiami? Ivan. Pelageia tornerà. Si chiamava così la mia vecchia. E io rimetterò in ordine gli sba. Ma che t'ha preso, eh? Ma insomma, credi che non abbiamo niente di meglio da fare che inseguirti in mezzo al fango? Nessuno vi ha chiesto di venirmi a cercare. E sta attento a quello che dici, capito? Ma certo, lui voleva andare dai partigiani. In macchina, su, cammina. Non andrai più da nessuna parte. Vedremo. Mi hai sentito? Presto, moto in macchina. È inutile, scapperò lo stesso dalla vostra scuola.
Sono scappato dal collegio e ora scapperò un'altra volta. Questo è certo. Ma perché ti piace tanto scappare, Ivan? Finirà la guerra. Vaniuscia, cerca di capire, testa dura. La guerra non è affar tuo, stanne lontano. Mi senti? Aveva promesso che non mi avrebbe allontanato dal fronte. Moroz e Liakov sono stati uccisi. E io so perché, erano grandi. E io invece passo dappertutto. E poi lo sa, colonnello. Sono solo e non ho nessuno. Basta, smettila, Vaniuchka. È inutile continuare. Ormai è deciso. Non è deciso un bel niente. Ma insomma, chi siete? Per darmi tanti ordini. Mio padre? Piantala una buona volta. O ti sculaccerò. Fuggirò lo stesso, anche se non mi lasciate andare. Posso fare quello che voglio. Che strazio. Ivan, sei uno strazio. Lo sa che c'è la dissenteria nel quinto plotone? E che la biancheria non viene sterilizzata abbastanza? Provveda immediatamente, per favore. Signor sì, compagno tenente. Non è possibile continuare con questi sistemi. Signor sì. Quando comincerà l'avanzata, non potremo più occuparcene. Certo, compagno tenente. La ringrazio, compagno tenente. Da casa? Sì, dai miei. Stanno bene? Bene, grazie. Salute, capo. T'ho cercato dappertutto e tu sei ancora qui. Continuate pure, non ho nessuna fretta. Su, continuate. Lei è responsabile, non è un subalterno. Deve farsi obbedire dal personale. E cerchi di evitare di agitarsi inutilmente a vuoto. Ora può organizzare tutto per bene. Ma quando comincerà l'avanzata ci saranno combattimenti e feriti. Non sono molto sicuro che lei si renda conto delle sue responsabilità. Ma dal momento che è lei il comandante deve mettere ordine nel suo reparto. Le concedo 2 giorni di tempo per riorganizzare tutta l'assistenza medica. Signor sì, compagno tenente. Non si preoccupi, farò del mio meglio. Compagno tenente medico,
Posso chiederle come si chiama? Eh? Masha. Masha. È un bel nome. E io mi chiamo Leonid. Leonia per gli amici. Ne conosci altri? Chi? Beh, qualche altro Leonia. No. Questo mi fa piacere. Lei è ucraina? Perché? Perché è bella e riservata. No, abitavo vicino a Mosca. Solo a una mezz'ora di treno, a Peredelkino. Io invece sto vicino a Krasnoiarsk, cioè a 300 chilometri. Da noi ha vissuto Surikov, il pittore. Sa chi è? Mai sentito? A Peredelkino c'erano molti scrittori. Una volta io ho visto Alexei Tolstoi e anche Chukovsky Korniej, un bell'uomo, alto, grigio. Passeggiavano nel bosco. Lei è stato ferito? Sì, una volta. Perché continuiamo a darci del lei? Ormai siamo amici. Non sei d'accordo? Non sono abituata a dare del tu. A me sembra così naturale. Mentre ci pensi io comincio, va bene? Che c'è? Una ragnatela. Ti fa impressione una ragnatela con tutta quella divisa che hai addosso? E poi sei un comandante. Non puoi aver paura. A parte i ragni, non c'è proprio niente che mi faccia paura. Proprio niente? Vasiliev, sai dov'è il capitano Colin? Deve essere entrato nel bosco, con il tenente medico. Almeno così mi pare. Cammina su questa betulla, se non hai paura di niente. Ci Coraggio. Provo. Brava. Fermati pure. Vieni giù. Giù. Hai avuto paura? Mm. Perché non sei saltata allora? È più prudente. Vedi che hai paura? Va bene. Ti perdono, Masha. Ma non ho bisogno del suo perdono. Sei proprio sicura? Aspetta che t'aiuto. Faccio da sola. Da sola, da sola. Vieni. Masha. Vieni qui, Masha. Perché? Vieni, Masha. Perché devo venire? Vieni, presto. Vieni. Ti allontani. Va via, Masha. Hai sentito? Vattene. Va via, Masha.
Vattene, meglio. Vieni, andiamo a ispezionare la tua compagnia. Sono sempre là. Liakov e Moros. Fumati una sigaretta. Salute, capitano. Ciao, Katasonic. Salve. Galiziev, la pianta delle difese. Aspettami nel tuo fortino. Verrò subito. Va pure. Compagno tenente, ho scovato un disco qui dagli artiglieri. Loro non sanno che farsene e siccome lei ha un grammofono, si potrebbe sentire. Il mio grammofono è rotto. Forse si può aggiustare. Grazie, Katasonic. Capitano, il nostro è il migliore osservatorio di questo settore del fronte. Secondo te dove potremmo attraversare il fiume, Katasonic? Si potrebbe tentare lungo quei cespugli. Sembra il posto più adatto. Sì, sì, effettivamente. Basta mettersi d'accordo con l'artiglieria perché ci lasciano un corridoio libero dal fuoco di sbarramento. Oh, al diavolo, un po' scomoda questa trincea. Bisogna farci l'abitudine. Hai visto chi c'è sull'altra riva? Quei due impiccati. Lo so. Bisognerebbe farli portare via. In un'ora ce la facciamo. Che ne dici? Hai un barcone? No. Perché menti? Che cosa ne vuoi fare? Mi serve. Tu non sei capace di mentire. Ma sono mezzi da sbarco, Corey. Ah, benissimo, è quello di cui ho bisogno. Tu e Katasonic state continuamente in osservazione. Che preparate? Prepariamo una scampagnata con il tuo grammofono. Anche questa volta ci andrà Ivan. Ivan, Ivan, ma hai preso per l'ufficio informazioni? Ivan. Che c'è? Ah, niente, pensavo. Mi pare che tu hai una dottoressa molto in gamba. Sì, voglio farla trasferire. È solo un incapace. Sei un testone, Galiziev. Ho l'impressione che tu non ci sai proprio fare. La guerra è guerra, sono gli uomini che devono combattere contro gli uomini, le donne non c'entrano. Vattene, uomo, le donne c'entrano sempre. Che scemo. Scusi, lei si chiama Masha? Sì, Masha. Ma certo, non ti ricordi di me? No, no, non ricordo. Ma sì, eravamo iscritti assieme all'università e abbiamo fatto la laurea nella stessa sessione, ricordi? Sì, sì, ma certo. Che combinazione rivederti qui, eh? Sì, fa piacere anche a me. Masha. Oh, Mashenka, sono felice di averti incontrato. Ma dove eri andata a finire dopo la laurea? Io ti ho cercata tanto, Mashenka. Vengo! Ora che ti ho ritrovata, ci rivedremo, vero? Ci rivedremo, Mashenka. Arrivederci! Arrivederci!
Capitano Colin. Che c'è, Katasonic? Sono arrivati. Va bene, avanti. Colin, salve. Oh, ciao, Ivan. Ivan! Buonasera. Eccoti qua. Galiziev, aiutalo. Come va, Katasonic? Oh, sempre vivo. Galiziev, dagli qualcosa da leggere, delle riviste, i numeri vecchi o qualunque cosa, purché sia illustrata. Prova a guardare qui. Tieni, eccoti l'esploratore. L'ho letto. E questa? Anche quella. Anche quest'altra? Certo. Mi prendi in giro. Ma no, è vero, le ho lette. Sai, per tutto il tempo lo Stato Maggiore non ho fatto che leggere. Ho passato 3 giorni a leggere. Compagno tenente, ho scovato una molla per il grammofono. Eccola, funzionerà alla perfezione. Speriamo, Katasonic, provaci. Il grammofono è sul letto. Cos'è quella specie di librone? È un regalo, un libro d'arte. È illustrato? Per forza, sono tutte figure. Fa vedere. Dovresti sentirlo, parla proprio come un tedesco. L'anno scorso l'avevo arruolato come interprete. Ora dà ordini a tutto il battaglione. Accidenti. Guarda un po' qui. Sono tedeschi? Sì, sembrano proprio tedeschi. Sono sempre dei pelapatate. Guarda questo cavallo quanto è secco. Brutto e secco. Ne ho visto uno tale quale in motocicletta. Eccoli. Calpestano il popolo. Disgraziati. Ma questa è solo una fantasia, un'invenzione. Un'invenzione? Io li conosco. E quest'altro chi è? Un altro pelapatate? All'aria di un medico o di uno scrittore tedesco. I tedeschi non hanno scrittori. Li ho visti con i miei occhi bruciare libri in piazza. Ci mettevano la benzina e poi gli davano fuoco. I fogli bruciati volavano ancora dopo una settimana. Ma vedi, questo è uno scrittore antico di 4 secoli fa. Allora può darsi che sia uno scrittore. E se cominciano a sparare, pensiamo al ragazzo. Ivan potrà passare attraverso la palude. Io me ne andrò per ultimo. Hai capito? E questo che roba è? Direi di prendere la barca a fondo piatto di Galizia. È più adatta. Mi prendete con voi? Per andar dove? Sull'altra riva. Che stai buona. Abbiamo trovato un volontario. Sai nuotare almeno? Insomma, me la cavo. Posso andare e tornare a nuoto 5 volte. Oh, sei un tipo robusto. Per caso non avrai paura delle fucilate? Per favore, piantala. Si è proprio montata la testa. Non riesce più a star fermo. Vuole andare sull'altra riva, lui. Tu sfotti e io mi tengo la barca. E noi ce la prendiamo lo stesso. Forse non ce l'abbiamo le braccia? Alla peggio telefono al comandante della divisione e così dovrei portarcela fino al fiume. Su, smettetela. Ce la darà. Ce la darai, vero? Ah, così va bene. Usciamo a vedere. No, Ivan, tu resta qui, riposati. Che pugnale. Accidenti. Galiziev, me lo regali? Ah. Te lo darei volentieri, Ivan, ma... Su, taglielo, non essere avaro. È un ricordo. Era di un mio amico, uno che è morto. Puoi prestarmelo per un giorno. Va bene, prendilo. Io resto qui. Tanto sull'altra riva non mi ci volete, le barche sapete dove sono. Ah, non t'arrabbiare. Ti prenderò con me, ma non oggi. Dopo la guerra. Galiziev.
funziona. Più tardi lo sentiremo tutto. Anche tu avrai un pugnale come questo. Domani te lo procuro. Domani, vedrai. Dove sono i suoi genitori? Di chi? Di Ivan. Ah, no, non so dove sono. Ma credo che la madre sia stata uccisa. Il padre era al fronte. Sarà morto. Capisco. Povero Ivan. Deve aver sofferto come tu non puoi neanche immaginare. È stato con i partigiani, sballottato di qua e di là. Continuerà a vivere così? Se dopo la guerra non troveremo sua madre, il tenente colonnello Ucatasoni ce lo adotteranno. Si può sapere perché loro e non tu? Io lo prenderei, ma il colonnello mi ha detto che prima bisognerebbe educare me e poi si vedrà. Katasonic, hai visto quante belle barche? E tutte in buono stato. Le sa rubare il tenente, eh? Confessa, Galizia, ne hai ripuliti di barcaioli. Quale? Va bene questa. Prendila. No. Perché no? Le devo mandare nelle retrovie. Ho ricevuto ordini precisi. Tu e i tuoi ordini. Compagno tenente, questa barca è fatta per attraversare il fiume e sono certo che ci andrebbe tu, anche da sola. Alza la Katasonic. Il tenente protesta per farci un dispetto. Vero, compagno tenente? Ah, non sperare che ti capisca, Katasonic. Gli ufficiali delle formazioni territoriali hanno la vista corta. Ci vediamo quanto voi, altro che. L'hai detto tu che vorresti adottare Ivan e ora lo esponi? Tenente, smettila di seccarmi e torna al tuo posto. Non ho più bisogno di te. Calmatevi. Calmati, Colin. Colin un corno. Il colonnello ha perfettamente ragione. Tu hai bisogno di essere educato. Sì, vattene, che è meglio. Prima che ti mandi a rapporto dal comandante della divisione. Avere i nervi a posto. E ora piano. Attenzione. Ricordarsi. Bisogna prenderlo vivo. Capito? Sois gustatos archicheranos. Sois che pari, sois spesa. Ha ha ha!
riuscirà a scappare! Mani in alto! Vieni fuori! Ti nascondi, ma non riuscirai a sfuggirmi. Hai paura? Rispondi. Tu devi rispondere di tutto. Hai capito? Di tutto io ti farò. Credi che abbia dimenticato? Devi pagare i tuoi delitti. Venuto a far merenda, capitano. Maledizione. Proprio sulla barca buona. Ringrazia il cielo che siamo vivi. Invece di pensare alla barca. Finirà presto, non aver paura. Ivan, che cos'è? Io non ho paura. Ho saputo che stavi con i partigiani. Perché li hai lasciati? Ci avevano bloccato nella foresta. E allora mi hanno portato in aereo a Bolshoia Zemlya, in un collegio. Quella sì che era una barba. Ci insegnavano l'importanza degli erbivori nella vita dell'uomo. Imparavo solo cose inutili e sciocchezze. Che vuoi, i collegi sono così. Alla scuola di guerra, invece, ti troveresti bene. Ti sei messo d'accordo con Colin? Che c'entra Colin? Sa ragionare solo lui. A me sembra naturale. Dopo tutto quello che ti è successo, dovresti riposarti un po' e studiare. Ma lo sai chi si riposa in tempo di guerra? Solo i vigliacchi o gli invalidi. Sì, è vero. La guerra però non è una cosa da ragazzi. Tu dici ragazzi, ma ci sei stato a Tristinse per caso? Dove? Nel campo della morte. Che cosa parli a fare? Speri forse di convincermi? Ma se non hai ancora capito niente! Lasciatemi in pace una buona volta.
Queste sigarette. Fuma che ti fa bene. Devi avere i polmoni neri come un camino. Neri? E che c'è di male? Tanto chi li vede? Non fumare, ti viene la tosse. Va bene, obbedisco. Dobbiamo partire tra un'ora e mezza, intanto mangiamo un boccone. Senti, dov'è Katasonic? A rapporto dal generale, al comando di divisione. Come? Se n'è andato senza avvertirmi. Senza dirmi in bocca al lupo. Non ha fatto a tempo, ha dovuto partire subito. Non riesco a capire cosa può essere successo. Lo sanno che Katasonice ci serve. Eppure non torna. Facci almeno sapere qualcosa. Però che tipo? E va bene, vuol dire che andremo noi due. Andremo in tre. Verrà lui con noi. Beh, che cos'è, Eris? Non guardarmi come un caprone prima della carica. Non sto affatto scherzando. Sei stato tu a chiederlo. Hai paura, forse? No, ma veramente non me l'aspettavo. È una sorpresa. Può succedere tutto nella vita. Permesso, tenente? Avanti. Che cosa c'è? Abbiamo sistemato le forze di complemento, compagno tenente. E dove? Nella seconda e terza compagnia. Va bene così, puoi andare. Signor sì. Non ti volevo portare con me, ma adesso invece è necessario. Sei tu che devi decidere. Perché non voglio che a cose fatte tu ripeta che la colpa è di Colin, che è stato lui a costringerti. Per chi mi prendi? Per un ragazzino? Va bene. Chi pensi che ti possa sostituire al comando? Forse il sottotenente Gucin. È il comandante della quinta compagnia. Certo, se venissero a scoprire che sei andato sull'altra riva e come volontario, senza ordini superiori, sarebbero grana a non finire. Però starei lontano solo 2 o 3 ore in tutto. Thank you.
Alzati. Mi senti? È ora. Catasonici se n'è andato senza neanche salutarmi. Ti ho detto che non ha avuto tempo. È vero. Lo sai che Catasonici ti vuol bene, lo sai, vero? Sì, lo so, ma avrebbe potuto passare ugualmente. Su, vestiti. Ti aiuto? Faccio da solo. Su, salta. Salta anche tu. Lascia i cerini. Ma che ti prende? Si accorga che noi, hai capito bene, e acqua in bocca con tutti. Mi fai accendere? Subito. E questo chi è? È successo per colpa della maledetta scalogna. Avevamo spostato la barca, stavamo fumando. Il capitano era proprio lì. Lui ha cominciato a strisciare fuori dalla trincea. Si era appena rialzato quando ha cominciato a scivolare giù. Piano, piano. Non abbiamo neanche sentito gli spari. Il capitano gli è andato vicino e lo chiamava. Catasonic, Catasonic. Niente da fare. Lui era già morto. Allora il capitano ha ordinato di non muoverlo da qui fino all'alba. Mettiti ai remi. Non far rumore. Thank you.
due dei nostri. Jacob e Moros. L'altra volta erano venuti a cercarti. C'è ancora tempo. Nervoso. Non è facile abituarsi a queste spedizioni, ho nausea. Bisognerebbe seppellirli. Di chi parli? Di Liakov e di Moros. Sta tranquillo, li seppelliremo senz'altro. Silenzio e attenzione. Finora sta andando tutto bene. Seguitemi. Sono i nostri, stanno allerta. Andare. Ti accompagno ancora un po'. No, sei troppo grande, ci sparerebbero addosso. Potrei andarci io. Il terreno è argilloso, ti porto io. Potresti lasciare delle orme. No, preferisco andare da solo. Allora va. Arrivederci. Arrivederci. E ricordati di stare molto attento. Se ci spostiamo, aspettaci a Fedorovka. Hai capito? Arrivederci. Arrivederci, Vania. Che fai? Muoio dalla voglia di fumare. Vorresti essere a casa da mamma, eh? Va al diavolo. Io invece preferirei andare a casa. Non sarebbe una brutta idea. Che ne dici? Wozu warten wir hier im Dreck herum?
Ist sowieso keiner hier. Naja, besonders nachdem wir diese da zwei umgelegt haben. Was sind das für Reedereien? Es lohnt sich doch. Los, weiter. La pattuglia scoprirà la barca. Zitto! E se sparano a Ivan? Hai paura, sei incosciente o soltanto stupido? Sono soltanto stupido. E sei giù di nervi. Finita la guerra ti dovrai curare. Questo maledetto terreno conserva le impronte. Se venisse giù un bell'acquazzone, sparirebbero subito. Si sono allontanati. Aspettami che vada a prendere la barca. Quando mi senti tornare, dammi il kivalà in tedesco. Sai com'è? Halt! Ma se non tornassi, raggiungi a nuoto l'altra riva, dato che sei un campione. E se rimani ferito? Non è affar tuo. Muoviti! Dio mio. Sono loro. Sì, sono loro. Speriamo di non fare la stessa fine. Avanti, sal. Tutto calmo, arriva. Sì. Hai avuto paura per niente. Dove vai? Perché non torniamo indietro, Colin? La prima neve. Colin! E se non è riuscita a passare? Se è costretto ad attendere? In acqua, presto! Beviamo alla salute di...
Posso dirle qualcosa, compagno tenente? Mash, con chi stavi parlando? Vicino a quell'argine. Ti ricordi? Con un amico? Sì, un amico. Ah. Un tuo amico. Uno con gli occhiali? No, non aveva gli occhiali. Ma sì che aveva gli occhiali. Era un tipo buffo. Non è affatto buffo. Perché è venuta, tenente? Sono venuta a salutarvi. Sì, l'ho fatta trasferire. Va in un ospedale. Meglio così. Masha. Senti, Galiziev. Masha, senti. Che grande silenzio. La guerra. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Ist das weit von hier? Nein, nicht weit. Nebenan. Su, avanti, avvicinatevi pure. Venite qui. Riconoscete questi cadaveri? Kennen Sie die Leichen? Ja, selbstverständlich. Dici di sì. Die Familie von Dr. Goebbels. Hier seine Frau und seine Kinder. E Goebbels con sua famiglia. Da liegt die Jüngste. Das hat er selbst getan? Ja, Dr. Goebbels. Lui stesso ha ucciso la sua famiglia. Poi si è suicidato. Aveva ordinato di bruciare il suo corpo con benzina. Hier, sehen Sie? Ecco, questo è Goebbels. Dice che ci può indicare il posto. Ich habe ihn noch gestern gesehen und mit ihm gesprochen und heute sehen Sie, tötete seine Frau und seine Kinder und dann sich selbst. L'ha visto ieri, gli ha anche parlato. Poi questa notte ha ucciso sua moglie, i figli e si è suicidato. Mm-hmm, andiamo, andiamo. Possibile che questa non sia l'ultima guerra. L'ultima guerra. Hai proprio i nervi a pezzi, Galiziev. Devi curarti, amico. Devi curarti davvero. No, Colin, non è così. Per te non ha importanza perché sei stato ucciso. Ma io sono vivo. E devo pensare al futuro. Fucilata. Impiccata. Fucilata. Impiccata. Fucilata. Fucilata. Impiccata. Impiccata.
fucilato. Impiccato. Das kleine Aas, hier links, glaube ich, ja? Ja, ich hast du Schlüssel? Nee, die sind bei dir. Aha. Oh. Ah, da ist er ja, der Sohn. Aber bitte raus jetzt. Komm, du kleines Teufelchen. Gleich werden wir dir was beibringen. Na, wird schon, wird schon. Kannst du ein bisschen die Beine bewegen, du? Geh schon. Du dreckiger Partisan. Da sind wir angelangt. Thank you.